Dal centro del Cuneo, Simona Trio impegna Samba di Ruggi, lungo i birilli sciadista, si ritrae su Matra B, ha sbagliato Super Giulietta. In bocco della prima piegata con Samba di Ruggi battistrata, l'errore di sciadista. Numero 1, sciadest squalificato. Sbaglia anche Super Road, 14. Numero 7, Super Road squalificato. Comando delle operazioni. Numero 9, Star Line squalificato. Qualifiche. In terza ha parcheggiato su Matra B. 400 metri iniziali nell'ordine 29, tende a prendersela abbastanza battistrada Samba di Ruggi e contribuisce a sgranare quel che resta del gruppo falcidiato dagli errori all'altezza dei 600 passati in 44.4. Si va davanti alle tribune a poco più di un giro dal termine e solo Samba di Ruggi per il momento, 2.5 avanti a Simona Triol, qui esterno spostato su Matra B, le cui mosse sono seguite da Starna Jet. Un minuto spaccato gli 800 metri iniziali da parte di Samba di Ruggi, che ha finito di andare di gas, l'errore di Simona Trio che crea anche qualche imbarazzo a Sumatra B. Numero 5, Simona Trio squalificato. 15.6 il chilometro, la mossa di Starna Jet che va in breve all'inseguimento di Samba di Ruggi, la quale ha speso il meglio a metà della dritta di fronte, ancora 1.5 di margine nei confronti dell'avversaria. Il terzo non c'è perché accusa anche su Matra B, quando si è ai 1.200 in 1.36. Starna Jet va al fianco di Samba di Ruggi, la affianca lungo l'arco della piegata finale, la copre interamente, sente l'odore del sangue a 200 metri al termine, tende a passare sull'avversaria. Starna Jet in vantaggio, stende i panni Samba di Ruggi all'ingresso della dritta arrivo, Starna che è passata, si butta anche con la ruota sinistra nei birilli Samba di Ruggi, Starna Jet che nel tratto conclusivo amplia il margine su Samba di Ruggi e viene a vincere sull'avversaria al terzo per mancanza davvero di opzioni alternative. Su Matra B vince la corsa dei dopolavoristi, 2-2.5 il totale, il successo di Starna Jet, Roberto Andreghetti, Enzo Tufano, i colori dei Toniati.